riesca a mantenere intatta l'identità di ogni comune in termini di turismo, imprese e servizi. Dunque, turismo, imprese e servizi. Intanto, dal punto di vista del turismo, dobbiamo dire che questa è una zona che ha una sua unitarietà, che è data dalla presenza in tutti i comuni di borghi antichi, di monumenti, dalla presenza di prodotti tipici enogastronomici di grande qualità, che sono quelli che attirano l'uno e l'altro turisti nel nostro territorio. E nel mercato del turismo, che in questo momento è molto competitivo, un singolo comune da solo non può fare nulla. Già questi 5 comuni insieme sono un'entità abbastanza piccola. Noi ragioniamo su porzioni di territorio che vanno, non so, le colline tra il Reno e il Panaro. Quindi diciamo le politiche del turismo sono già adesso unitarie, perché ci rivolgiamo a un mercato proprio come un'unica entità, già adesso, quindi ancora prima di essere un comune fuso. Quindi direi che per salvaguardare l'unitarietà, l'identità del turismo, noi dobbiamo puntare, l'identità dei singoli comuni, noi dobbiamo puntare su quello che i comuni hanno di unitario, di tratto comune, quindi i prodotti, le caratteristiche ambientali dei centri storici, monumenti e così, la storia medievale che fa di questo terreno una terra di castelli, di confine, papato, impero, la storia che qui ha costruito le nostre comunità così come le vediamo noi. Per quanto riguarda le imprese e quindi i servizi, perché diciamo, i servizi che noi abbiamo sono sostenuti dall'economia del territorio, noi con questo passaggio vogliamo far diventare il nostro territorio competitivo, che attiri investimenti, che attiri imprese, collocando le imprese nella parte, le imprese industriali e artigianali, nella parte nord del nuovo comune, quindi tra la via Emilia e l'autostrada, in un'area abbastanza già urbanizzata, imprese che devono generare ricchezza, devono generare lavoro e quindi devono generare un'economia che poi sostiene un patrimonio di servizi che è già adesso è di grandissima qualità e di grandissimo livello nel panorama nazionale: servizi sociali, servizi culturali, servizi per la scuola, servizi per il tempo libero, che più o meno tutti i comuni hanno e che saranno gestiti in un quadro sicuramente più sostenibile dal punto di vista economico e con dei tratti comuni che facciano sì che un cittadino che adesso è a Crespellano e un cittadino che adesso è a Castello di Serravalle colmino le differenze in termini di servizio, in termini di, ad esempio, a Castello di Serravalle c'è fatica per quanto riguarda asilo nido e scuola materna. Questa è una, mentre invece altri comuni hanno un livello più alto. Il comune fuso vuole portare ad un livello più alto anche i cittadini dell'attuale comune di Castello di Serravalle. Quindi prendere la media alta dei servizi e far crescere il territorio da questo punto di vista. Filo conduttore che la comunità montana era una costruzione dettata da esigenze geomorfologiche, geografiche, di territorio. Si decise di fare l'unione, che non facevano parte dell'unione della comunità montana come territorio, per creare un insieme di comuni che fosse più attrezzato e facesse più massa critica per gestire le attività comuni, come servizi che pian piano poi sono cresciuti, dalla Polizia Municipale allo Sportello Unico delle Attività Produttive all'Ufficio Unico del Personale, fra un po' l'Ufficio Unico Tributi, il servizio informatico che nessun comune aveva, eccetera. E poi per essere anche insieme propositivi all'interno di costruzioni come l'ASC, quindi il distretto sociosanitario, come la conferenza metropolitana. Già quando si costituì l'Unione si parlava in embrione di fusione dei comuni, quindi c'era già questo passaggio. Ecco, il filo conduttore è che comunque questo territorio della Valle del Samoggia
al di là di che si trovasse a essere comunità montana o unione dei comuni, si è sempre pensato come un unico territorio. D'altronde la storia che ce lo insegna, il capitanato della montagna di Bazzano aveva giurisdizione su questo territorio, la diocesi ha il territorio suddiviso in vicariati, il vicariato di Bazzano coincide specularmente con i 6 comuni dell'unione dei comuni. Ecco. I 5 comuni che si fondono hanno anche questa unitarietà di vallata, mentre invece Monte San Peccato, ecco, si tratterà di vedere, una volta avuta la fusione dei comuni, come si interpreta la nuova situazione dell'unione comunale che vede Monte San Pietro da solo convenzionato con servizi con il nuovo comune. Sappiamo che non ci possono essere per legge unioni comunali inferiori a 3 comuni. Una volta fatto il referendum cominceremo a scrivere lo statuto, ovviamente sarà un'impresa non facile perché scrivere uno statuto da capo si corre il rischio o di rifarsi dei modelli già precostituiti oppure di avere un'attività, infilarci in un'attività estremamente dispersiva. Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio coinvolgendo ovviamente i consigli comunali, coinvolgendo le amministrazioni e creando anche un momento di dialogo con la cittadinanza per così interpretare quello che un po' abbiamo già anche detto nello studio di fattibilità, avere le municipalità, dare un ruolo alle municipalità, salvaguardare la partecipazione, salvaguardare l'informazione e la comunicazione delle decisioni e salvaguardare anche l'operatività del nuovo comune. Ecco, questi sono un po' i temi che noi intendiamo sviluppare praticamente nel 2013, in modo tale che quando arriva il commissario prefettizio ci sia già un lavoro pronto in modo tale che il commissario possa adottare questo statuto già costruito. A proposito di partecipazione, nella redazione dello statuto verranno anche coinvolti, per caso si ha l'idea di coinvolgere cittadini e semplici cittadini? Ma adesso non abbiamo ancora progettato le modalità di coinvolgimento, ecco, sicuramente ogni amministrazione, io sono a Crespellano, noi come Crespellano abbiamo diversi luoghi dove coinvolgere la cittadinanza, abbiamo le commissioni di assessorato, abbiamo i consigli di frazione, abbiamo le assemblee popolari qualora sia l'argomento particolarmente pregnante, faccio un esempio la nuova Bazzanese o il nuovo PSC o il progetto di fusione dei comuni, quindi momenti di coinvolgimento e di informazioni ci saranno sicuramente, ci saranno anche le stesse associazioni che si faranno parte diligente nel proporre l'introduzione di articoli, nel proporre modalità di interpretare esigenze, ecco, che poste dal basso, ecco, sicuramente le possibilità di dialogo ci saranno. E una domanda un attimo polemica così, non pensate che potesse essere un'idea per aiutare la gente ad arrivare al voto del referendum un attimo più preparata, un attimo più conscia di quel che sarà, avendo prima lo statuto? Cioè, mai pensato di... Costruire lo statuto è un'impresa non facile e bisogna anche avere in mente un po' com'è il progetto di comune in termini anche abbastanza dettagliati. Noi abbiamo fatto uno studio di fattibilità che sostanzialmente definisce linee guida, aspetti macro, definisce dei binari, un telaio, una griglia di priorità che poi vanno riempite di contenuti. È chiaro che lo statuto ha bisogno anche di capire come questi contenuti si trasformano e come insomma, si riempie questa griglia, per cui non era facile impostare uno statuto senza prima aver questo chiaro. Fare lo statuto e fare il contenuto
prima di decidere se intraprendere o meno un percorso, era probabilmente un percorso che ci portava molto distanti nel tempo a prendere questa decisione, una decisione che in realtà è matura in questo momento, è matura adesso, quando ci sono delle opportunità, ci sono delle leggi che consentono di accedere a dei finanziamenti, ci sono anche condizioni politiche che fanno sì che questa sia una delle operazioni più significative nel panorama della pubblica amministrazione in Italia adesso. Per un'ultima domanda, a fine novembre ci sarà referendum consultivo, quindi non decisionale, di semplice supporto alle decisioni. Era l'unico referendum, forma di referendum fattibile? Sì, referendum, la legge regionale prevede il referendum consultivo e io penso che diciamo, sia la forma che garantisce la maggior partecipazione possibile, garantisce a tutti veramente di poter dare la propria opinione anche formandosi un'idea, perché poi adesso la realtà è che sta esplodendo la campagna referendaria, quindi ci sono molte occasioni di dibattito, di incontro, ma cioè, l'informazione su questo tema e gli incontri con la cittadinanza è già da tanto che si fanno, quindi diciamo, il poter chiedere a tutti i cittadini il modo migliore perché la maggior parte dei cittadini possa esprimere la propria opinione in modo chiaro, perché o è sì o è no, penso che sia che il referendum consultivo sia l'opportunità migliore, l'opportunità che garantisce la più ampia partecipazione. Nel caso vincesse il no, che cosa accadrebbe? Dal mio punto di vista, nel caso vincesse il no alla fusione, non si dovrebbe procedere e questo significherebbe che un comune sicuramente sarebbe da subito in gravissime difficoltà, un altro ci entrerebbe nel giro di qualche mese, due comuni nel giro di qualche anno e un comune, che è quello di Crespellano, che ha le spalle un po' più grosse, entrerebbe in crisi nel giro di un mandato, quindi 5-6 anni, perché ormai entrerebbe in crisi cosa vuol dire? Vuol dire non garantire più i servizi che si stanno garantendo adesso, quindi dover tagliare, dover fare delle rinunce, dover veramente anche mettere in discussione il ruolo del comune stesso nel rapporto con i cittadini. Ultima domanda. Dunque, si è parlato di licei e altre opere pubbliche. Di? Licei e altre opere pubbliche. Si è parlato di opere pubbliche, extra. Sì. Non obbligatorie. Esiste un programma dettagliato di spesa riguardo alle attività obbligatorie post-fusione, quindi derivanti dalla scomparsa delle province e dalla nascita del nuovo comune? Alcuni esempi, alcuni dicono che bisognerà cambiare i codici fiscali, per cui bisognerà cambiare i documenti. Questo non è un'opera pubblica. Si è parlato di opere pubbliche, però ci sono di atti obbligatori. Spese obbligatorie, quelle obbligatorie, se si è contato, cioè quelle, la gestione delle strade ex provinciali. Allora, c'è una parte che riguarda gli aspetti della provincia, quindi la trasformazione della provincia in area metropolitana e lì diciamo, non c'è chiarezza su cosa passa l'area metropolitana, su cosa va la regione, su cosa rimane ai comuni o ai gruppi di comuni, per cui lì diciamo, noi ci innestiamo in un percorso che non dà chiarezze da questo punto di vista, quindi il nostro interlocutore sarà l'area metropolitana sicuramente, sarà la regione sicuramente, ma cosa andremo a chiedere all'area metropolitana e cosa andremo a chiedere alla regione in questo momento non lo sappiamo. Quel che sappiamo è che noi insieme a Monte San Pietro e a Zola nella costruzione del PSC ci siamo dati un piano di dotazioni territoriali, vuol dire di un piano di opere pubbliche concepiti in modo da non creare dei doppioni,
Faccio un esempio, una scuola media superiore è un patrimonio che nel nostro territorio ha una sua ragione d'essere, perché i nostri ragazzi, soprattutto quelli che abitano a Castello di Serravalle, Savigno e Monteveglio, per andare a scuola o a Vignola o a Bologna hanno un percorso molto lungo con i mezzi pubblici, e questo può incidere sia sul rendimento scolastico sia anche sul vero e proprio diritto di frequentare una scuola in modo alla pari di chi magari invece ha solo un quarto d'ora o mezz'ora di viaggio. E quindi abbiamo pensato di dotare il nostro territorio, indipendentemente dal comune fuso, di una scuola media superiore. È chiaro che il comune fuso dà una grande forza a questo progetto, idem per quanto riguarda le dotazioni sportive. Cioè, è inutile fare 5 palazzetti dello sport o 5 palestre con tribuni in tutti e 5 i comuni, si possono razionalizzare gli impianti che ci sono già, e quindi Crespellano, che aveva intenzione di fare un palazzetto dello sport, non lo fa perché può utilizzare o quello di Bazano o quello di Zolo o quello di Savigno. Viceversa, c'è bisogno in questo territorio di una piscina pubblica. Quindi in un comune, Crespellano ha lo spazio ad esempio per fare una piscina pubblica. Tutte queste opere, Castello di Serravalle manca una scuola materna. Castello di Serravalle si farà una scuola materna, una delle priorità del nuovo comune sarà questo. Questo noi ce lo siamo dato come piano di opere pubbliche, come atti obbligatori. Chiaramente, cioè, cambiando comune, alcune cose dovranno cambiare, però la mia carta d'identità, che scade nel 2019, mi pare, sarà sempre quella finché non scade. Quando scade mi daranno la nuova. Diverse per le imprese, qui c'è anche un discorso di ragione sociale, di iscrizione alla Camera di Commercio, di partita IVA, e quelli sono passaggi che andranno affrontati insieme, tenendo conto della legislazione vigente, ma anche creando un percorso che sostenga le imprese che devono fare, che devono affrontare una spesa di questo genere. I finanziamenti che ci arrivano dal Ministero e dalla Regione servono poi anche a gestire questi passaggi qua, con cambi di residenza. Ecco, ad esempio, un dubbio è: ma via Marconi, uno che abita in via Marconi a Savigno e in via Marconi a Crespellano, cosa succede? Niente, cioè il CAP va indipendentemente, cioè Crespellano ha due CAP, 40.056 Crespellano, 40.010 Calcara. Quindi non è, cioè, da questo punto di vista non è che cambi molto. Ecco, sicuramente quei costi obbligatori che rischiano di ricadere sulla cittadinanza, sul sistema delle imprese, dovranno essere interpretati dal nuovo comune utilizzando, ecco, quei fondi che vengono dati, che quindi dovranno anche servire per calmierare queste operazioni, ecco, per non far ricadere sulle imprese un'operazione di questo genere. Ecco. Sì, grosso modo 1.800.000 euro per 10 anni. Per 10 anni, però ogni anno? Ogni anno, ecco, diciamo lo Stato li dà in 10 anni, la Regione dà l'equivalente dello Stato in 15. Noi abbiamo chiesto una suddivisione tale per cui, insomma, negli ultimi 5 ci sia proprio un deperimento dei finanziamenti regionali, anche per abituare il nuovo sistema a funzionare senza finanziamenti. Ma d'altronde questi finanziamenti servono poi a far transitare il comune nuovo verso una situazione in cui, riorganizzandosi, avrà un 15-20% in meno di dipendenti, avrà una razionalizzazione dei servizi e avrà sicuramente un costo inferiore rispetto alla somma degli attuali 5 costi. È troppo lungo? No, noi eviteremo di... E altro è che, insomma, se a tutti e 5 fate 5 volte la stessa domanda, è inutile che forse... No, certo, no, infatti probabilmente non metteremo tutte e 5 le domande per tutti quanti, però magari se qualcuno ci dà una risposta un po' più... Sì, articolata. Dettagliata, esatto, più completa, insomma, magari scegliamo di tutto. Tanto che comunque fate sempre parte della stessa parte. Sì.
più o meno insomma, le cose che si sanno, non abbiamo. Così parlando fra di noi era venuta fuori questa cosa che magari lo statuto definendo per bene quale sia la rotta che il nuovo comune sceglie poteva essere d'aiuto per persone. Ma voi che magari... avete, cioè, se per esempio prendete lo statuto del comune di Crespellano o lo statuto del comune di Montevideo, sì, e vedete come è organizzato. Molto, diciamo, generico. Sono molto generici. La cosa fondamentale, gli aspetti più fondamentali di uno statuto sono i meccanismi di rappresentanza, i meccanismi di partecipazione, i meccanismi di tutela. Infatti c'è del anche rapporto una paura fra il cittadino e la macchina comunale. C'è anche una paura, diverse persone hanno evidenziato il fatto che le istituzioni si allontanano ulteriormente in altezza. Allora, nello statuto, allora, cosa disciplina? Dal momento che noi prevediamo le municipalità con un presidente e un consiglio eletto, che hanno determinati compiti e li abbiamo già definiti, che hanno un meccanismo di funzionamento nella relazione con la giunta nuova, con le associazioni del territorio, con il sindaco nuovo, con il consiglio comunale nuovo, queste sono cose che abbiamo già descritto nello studio di fattibilità. Lo statuto dice questo, dice il comune è suddiviso in 5 municipalità, poi c'è il discorso calcare, che vogliono la sesta, però per adesso devono fare, in questo mandato devono essere 5, perché la legge dice questo. Le 5 municipalità hanno un presidente eletto a suffragio universale, 9 consiglieri eletti, 6 di maggioranza, 3 di opposizione, si riuniscono convocati dal presidente o convocati da un gruppo di consiglieri che richiedono una riunione, oppure convocati dalla cittadinanza, su pressione della cittadinanza. I presidenti di municipalità costituiscono il consiglio delle municipalità e partecipano senza diritto di voto ma con diritto di parola ai lavori del consiglio comunale. Cioè, tutte queste cose qui saranno interpretate dallo statuto, ma sono già state descritte nello studio di fattibilità e sono state già presentate ai cittadini. Poi è chiaro che il sindaco e il presidente di municipalità è un'altra cosa, però io che adesso sostituisco il sindaco da ormai un mese, che l'anno scorso l'ho sostituito per 3 mesi, posso dire che non è che c'è la fila del sindaco ad andare a cercare, cioè alla fine il rapporto, diciamo, comunque ha diversi strumenti, cioè c'è il consigliere, c'è l'assessore, c'è il sindaco ovviamente, però non è che ci sia tutta questa fila dal sindaco. Ecco, dal sindaco, cioè, il tema è come comunque il consiglio di municipalità deve interpretare, deve lavorare per interpretare le esigenze della comunità che l'ha espresso. E questo è un tema abbastanza importante da sviscerare, perché il consiglio di municipalità è su base volontaria intanto, quindi ci vogliono delle persone che veramente amano la loro comunità, si sentono e sentono questo impegno come proprio un impegno di dedizione, mentre magari adesso un assessore potrebbe anche farlo per mestiere, ma non nelle nostre realtà, perché di numero gli assessori prendono un gettone. Gli assessori e i sindaci prendono un'indennità di carica. L'indennità di carica va rispetto al numero di persone, sì, che è proporzionale comune agli abitanti. Per cui crescerà. Ci sono delle fasce, sicuramente crescerà rispetto, ma non sarà la somma delle 5, non sarà pari alla somma delle 5 attuali indennità, sarà sicuramente inferiore, così pure quella degli assessori, perché è tutto commisurato all'indennità del sindaco, 50% il vice sindaco e...
però comunque parliamo di una situazione in cui, diciamo, se tu hai una professione e scegli di fare il sindaco, dal punto di vista economico ci rimetti sempre, perché comunque in qualsiasi professione, ad esempio alla tredicesima, in qualsiasi professione maturi il TFR, qua non lo maturi, qua non hai, cioè, hai gli oneri previdenziali, però non hai la tredicesima qua. Cioè, io da quando ho scelto l'aspettativa il mio CUD è calato del 30%, però sono scelte che si fanno, cioè, devi dedicarti alla tua comunità, puoi accettare per un periodo limitato di tempo di fare questo tipo di scelta, poi dopo la lasci, perché ovviamente la politica locale è così adesso, politica locale, un conto è quello che si vede in TV, taglia la casta ed è diventato lo sport nazionale, però nella casta ci mettono, nel frullatore ci mettono tutto, ci mettono anche quei sindaci che fanno il sindaco a tempo pieno per 400 euro al mese, fine, poi succede come il sindaco di Castel di Serravalle che dice non ho neanche quei soldi lì per pagarmi, quindi vado a lavorare, faccio le giunte alle 8 del mattino, alle 9 di sera, faccio i consigli alle 9 di sera, infilo gli appuntamenti a mezzogiorno, dopo eccetera, in modo tale da poter lavorare. Alla fine è così, insomma, purtroppo a livello locale, mentre invece secondo me non è quello il costo della politica, cioè se uno si dedica per 5 anni ad amministrare la sua comunità, deve poterlo fare in una condizione di serenità economica, cosa che adesso non è e non sarà neanche con un nuovo comune. Magari prestandosi alla politica lui decide, in quei 5 anni dovrebbe essere coperto, ma poi dovrebbe anche, sì, ad esempio, poter pensare ad una carriera. La mia situazione è che i miei io sono in aspettativa, i miei contributi figurativamente maturano, io sono in aspettativa dal 2007, si è congelato il 2007, maturo figurativamente i contributi, non ho scatti di anzianità nel mio lavoro, quindi quando torno al livello che ero 5 anni fa. Rimane giovane. Rimango giovane, sì sì. Non ho una parte del TFR, perdo una parte del TFR e comunque per vivere devo integrare facendo delle attività che non fuori orario, cioè attività di progettazione, attività di ingegno, ecco, cosa che io posso permettermi, ma se non avessi potuto permettere questa attività qui non avrei sicuramente fatto questa scelta. Va bene, perfetto, io direi che è a posto. Ok, allora grazie mille. Tengo tutto.